È importantissima perché queste sono le partite più pericolose per me, perché comunque devi trovare le motivazioni tu e è sempre importante non perdere punti per strada, soprattutto in casa. Quindi per me è stata fondamentale, abbiamo fatto il nostro dovere, ci mancherebbe, però comunque nascondono sempre insidie. Mi ricordo che qualche settimana fa aveva fatto sudare sia il Matera sia nella penultima la Juve Stabia, quindi era una squadra da prendere con le molle, completamente diversa rispetto all'andata e è stata fondamentale come vittoria. Tu sei uno stanamorista della squadra, come ha fatto parte di tutto, tuo padre, perché la stanchezza non esiste? No, diciamo che secondo me più uno gioca più ha la condizione ottimale. Ogni tanto sento parlare di riposare, ma secondo me sono cose che lasciano il tempo che trovano, perché comunque uno più gioca più in condizione, poi ci sta che magari una o due partite non sia al massimo della condizione, ma può capitare, la forma è temporanea, però diciamo che uno più gioca più è meglio, assolutamente. E 8 gol col Benevento e col Siracusa. Non, ti dico veramente la verità, non mi interessa, ma proprio zero. Se tu guardi anche per dire il rigore, lo stavo andando a battere io, poi Mario ha preso la palla, non mi interessa. Se uno è deciso a fare gol, l'importante è vincere le partite e vincere il campionato, sono solo focalizzato su quello. Te l'ho sempre detto in un'altra intervista, i gol li ho sempre fatti, diciamo, sono in media, però mai come quest'anno voglio vincere il campionato e sto facendo di tutto, anche magari togliere qualcosa al mio personale per poter vincere questo campionato. Sì, siamo persone intelligenti, sappiamo che, a parte che è brutto fare casino davanti al pubblico, quindi non è un problema. Poi te l'ho detto, finché si segnano, cioè, l'importante è quello, poi chi va a segnare per me non importa. Guarda cosa ha fatto Simone Ciancio, l'evidenzio perché è stato veramente un bel gesto, poteva fare il suo primo gol con il Lecce in una partita importante, non si sbloccava, invece ha preferito far segnare Michele che era posizionato meglio. Per me queste sono cose che alla fine contano in un campionato e ti fanno vincere i campionati, poi chissà come andrà a finire, però per farti capire che siamo solo focalizzati a vincere questo campionato. No, vabbè, per un motivo particolare, perché comunque vincerlo qua sarebbe una cosa fantastica, diciamo che il Lecce in C non ci fa nulla purtroppo e quindi dare questa gioia ai tifosi e anche a noi stessi, che comunque siamo dal 10 luglio che ci spacchiamo la schiena per cercare di raggiungere questo risultato, sarebbe una grandissima cosa. Sono 5 anni che purtroppo Lecce città ci tenta ad andare in Serie B, che praticamente non è ancora la sua categoria, ma più consona sicuramente alla Serie C, e quindi sarebbe una cosa bellissima da realizzare. In queste ultime 3 partite si è visto, anche voi hanno scalato queste 3 vittorie, si è visto un Lecce compatto, più concreto, che vada più al sodo. Ha inciso molto la sconfitta di Caserta per vedere questo tipo di Lecce, secondo te? Ma guarda, ti dico la verità, la sconfitta di Caserta è successo, si è detto tanto dopo, però comunque avevamo creato tantissime palle gol, poteva benissimo finire, non ti dico con una vittoria, ma con un pareggio ci sarebbe stato tutto. Purtroppo è andata come è andata, però comunque ci sono certe sconfitte che fanno anche bene, nel senso che ti fanno aumentare quel livello di attenzione che poi magari inconsciamente uno non ha. Quindi assolutamente, poi ovviamente se rimane un episodio circoscritto a una partita va bene, però ovviamente se diventano più partite è un problema, però noi siamo riusciti a fare 9 punti dopo quella sconfitta e penso che abbiamo risposto alla grande. Come valuti la sconfitta del Matera e la posizione in classifica? No, io non mi fido di nessuno, ti dico la verità. Non mi fido di nessuno, non sto neanche guardando a lungo termine perché comunque ne mancano 11 partite,
È un campionato strano dove ci si alterna spesso e quindi bisogna stare attenti. Il prossimo mese sarà fondamentale. Io anche della Juve Stabia non mi fido, comunque ha dimostrato nel largo del campionato di poterci stare benissimo, quindi bisogna proprio tenere la guardia alta, sicuramente. Affrontiamo una delle squadre più in forma di questo campionato, nonostante la sconfitta di domenica. Come bisogna affrontarla questa Virtus Francavilla? E poi se secondo te inciderà molto anche il fattore campo, il sintetico, campo molto stretto, ecco, potrebbe essere un dettaglio da non sottovalutare questo. Sì, diciamo che loro e la Juve Stabia hanno un grosso vantaggio soprattutto in casa, poi magari quando vanno fuori casa perdono un po' questo vantaggio che hanno, però in casa hanno fatto veramente bene, conoscono il campo e indubbiamente sarà un vantaggio, però noi dobbiamo affrontarla come se fosse veramente una finale playoff, perché è una partita fondamentale per il nostro cammino e dobbiamo sicuramente cercare di fare di tutto per tirar fuori un risultato positivo. Sarebbe dare un segnale forte al campionato e continuare in quello che stiamo facendo. Ma non sono io che devo dirlo, io cerco di dare il mio contributo quando vengo chiamato in causa. Ovviamente ci sono dei giocatori che hanno tanta esperienza e la mettono a disposizione della squadra. Io penso a Ciccio, a Checco, che comunque sono una guida, diciamo, per questo spogliatoio. Però veramente è un gruppo di veramente bravi ragazzi. Non ho mai, raramente sono stato in un posto con questa coesione, con questa unità di intenti. Anche chi non gioca magari entra 3-4 minuti, ma lì entra deciso, sapendo che il suo contributo può essere utile a vincere una partita. È successo a Antonello domenica, è successo a Peppe Maimone l'altro giorno a Reggio. Chi entra sa che quei 4-5 minuti sono decisivi anche per vincere un campionato, e questo è fondamentale. Se continuiamo su questa strada, diciamo che siamo sulla retta via. Dopo l'espulsione, vedere lui uscire tra gli applausi, che sensazione di andare? Ma sinceramente l'ho visto dopo, perché ero troppo concentrato a vedere la partita, perché poi ero uscito. Però diciamo che anche quello è stato un bellissimo gesto, perché sacrificare una espulsione, una giornata dove stai fermo, quindi comunque no, non è bellissimo, però per vincere una partita che poteva essere fondamentale come quella di domenica, è stato veramente bello, il pubblico ha apprezzato, ma su questo non c'erano dubbi. No, perché? E si è sacrificato lui, non è vero, si è sacrificato per evitare No, anzi, è proprio serenità nel capire che quello era un risultato importante, lucidità nel fare quel fallo, ma nervosismo poco, diciamo, è stato molto bravo a sprecare un fallo del genere, tanto sai, comunque c'è un compagno pronto a sostituirlo e lo farà in una grande maniera. Anche perché se stanno andando di coppia. Come? Uno riduce la squalifica, che va incontro a un'altra. E quello è sacrificio e voler bene alla squadra, per me quello è stato un grande gesto. Un'ultima cosa mi dà, ma poi è arrivato, non più c'è anche un po' l'infortunio di Cadorani, sta facendo subito bene, come si è inserito nel gruppo? Può essere un giocatore che potrà fare la differenza in questo ultimo? Diciamo che si è inserito alla grande, perché comunque io penso che sia il direttore che il mister, prima di prendere un giocatore, si informano sulle qualità morali, più che essere un bravo giocatore. Quindi Michele non ha bisogno di presentazioni, è stato bravissimo a inserirsi, a stare al suo posto quando doveva, a entrare, a dare un contributo quando serviva e niente. È un altro di quei tasselli che servono in un grande mosaico, dico, a completare questa impresa che cerchiamo di fare, diciamo. Importante anche per
Com'è? Ah, vabbè, quella è nata così, purtroppo, cioè, diciamo che facciamo ogni tanto delle sfide per vedere se uno ha le palle, diciamo, mettiamola così, e quindi lui ha accettato. Lui viene dal girone nord, è un po' più composto, gli ho detto adattati subito a questo girone C, ci sono queste cose, no, ma a parte gli scherzi, siamo uno spettatore dove veramente si ride tanto, non si sentono quei conflitti che magari c'è negli altri spogliatoi, invece questo veramente non, è bello, bello starci dentro, veramente, chiudo così. Senti, la compagna di reparto, cosa gli è sembrato lo Sapiarena? Buonissimo giocatore, ma già lo conoscevo, perché comunque ha giocato in Serie B, non è che lo scopriamo certo noi, però è una di quelle mezzale che... offensiva, che altrimenti è quasi ma assomiglia come tipo di gioco, quindi non posso dire niente. Però non dimentichiamoci che c'è anche Rado che comunque ha fatto benissimo, ora sta riposando un po' lui, però niente di strano che verrà buttato dentro o al posto mio o al posto suo, e sicuramente non ci farà rimpiangere. Ci eviti la fatica della legge della storia? Sì. Codia al campionato? Niente, la tua? No, purtroppo ne ho vinto una, ma me l'hanno tolta a Siracusa. Ho vinto il campionato in C1, ma con i punti di penalizzazione che ci hanno tolto perché non pagavano gli stipendi. Sicuramente, perché comunque è una cosa, per quello ti dico, meglio lasciare da parte le gioie personali che magari in passato mi interessavano, e vincere il campionato, che è una gioia che purtroppo ho assaporato solo in parte, perché comunque mi sono sentito più forte degli altri quell'anno, e quindi quest'anno ha maggior ragione. Se è diventato da voi, può essere un sintomo di robustezza nella squadra? Sì, assolutamente, noi, te l'ho detto, è un grande gruppo che ha solo l'intenzione di portare a termine il risultato finale, assolutamente, non vedo altri personalismi in questa squadra.